Ciao, sono Christian di Playlover, l'azienda che attraverso consulenze a distanza, corsi dal vivo che vengono tenuti su tutto il suolo italiano dai nostri trainer e videocorsi digitali ti aiuta a migliorare nelle relazioni uomo-donna. Ossia, attraverso i nostri consigli, suggerimenti, le informazioni e il nostro metodo, puoi imparare a conoscere più ragazze in modo migliore rispetto a quello che stai facendo adesso. Però tutte queste attività sono a pagamento. Okay? Perché noi siamo un'azienda seria, quindi scambiamo i soldi per le competenze e le conoscenze. So che per qualcuno è strano, ma per noi non lo è. Di cosa parliamo oggi? Come risultare originali a San Valentino. Come risultare originali a San Valentino. Partiamo dal fatto che l'originalità paga sempre, ok? L'originalità paga sempre. Perché paga sempre? Perché è una qualità comportamentale molto rara. Dobbiamo altresì dire che l'originalità parte sempre da un'idea che nasce nella testa, ok? Quindi l'originalità, prima di tutto, è un modo di pensare e poi è un modo di fare. E le donne sono molto attratte dall'originalità. Quindi, dopo che ti ho dato alcune indicazioni sul come in un video precedente, adesso voglio darti delle indicazioni sul cosa, perché una ragazza può essere stupita anche dal cosa. Partiamo dalla prima idea. Idea 1. Idea 1. Viaggio a Parigi con il Freccia Rossa. Innovazione abbastanza recente, ho letto su un articolo uscito qualche giorno fa, qualche settimana fa, online, che Trenitalia ha messo in campo un treno, una freccia, che ogni giorno, mi sembra anche per 2 volte al giorno, parte dalla stazione centrale di Milano e va a Parigi in 6 ore. Quindi potresti cogliere l'occasione per testare questo mezzo di trasporto e dirigerti a Parigi, che è praticamente la città più romantica del mondo per eccellenza. Sicuramente una ragazza che riceve 2 ticket per andare a Parigi con il Frecciarossa non li butta via e dice: "Caspita, amore, mi hai veramente sorpreso. Wow!" Idea numero 2. Idea numero 2. Massaggio di coppia. Questo l'ho già testato 2 settimane fa. Sì, 2 settimane fa. E un pomeriggio siamo andati, io e un'altra persona, a farci fare un massaggio di coppia. Chiaramente non le avevo detto nulla, è stata una sorpresa così improvvisata, non c'era un'occasione particolare, semplicemente volevo creare questo momento, visto che al 4 di gennaio tra 7 e 8 più 4, tra 12 giorni parto per Dubai, quindi mi sono voluto gustare questo momento. Perché poi non vedrò più questa persona per almeno un mese, ok? Quindi ho deciso di fare un massaggio di coppia con questa ragazza e l'effetto è stato veramente molto molto positivo. La ragazza è stata felice, ha apprezzato tantissimo questa idea perché è originale. Quindi se stai ascoltando questo video e vuoi sorprendere una ragazza a San Valentino, e questa magari è tua fidanzata, sicuramente con il massaggio di coppia vai sul sicuro. Quindi, ad esempio, prendi un ticket, lo confezioni in una busta, glielo dai e andate a farvi questo massaggio insieme. Idea numero 3: spa privata per un pomeriggio insieme. Idea 3: spa privata per, metto qualche ora. Qualche ora. Ci sono delle strutture, come ad esempio gli hotel piuttosto che centri benessere, che hanno la spa privata prenotabile. Okay? Quindi ad esempio puoi riservare la spa per 2, 3 o 4 ore a seconda delle tue esigenze e puoi confezionare anche qua questo ticket per trascorrere qualche ora in compagnia della tua ragazza in un ambiente molto intimo, cioè si crea qualcosa di veramente molto romantico, molto piacevole, che in un certo senso anche è ermetico rispetto all'esterno, cioè in quelle 2, 3 o 4 ore si va proprio a costruire una sorta di scatola chiusa dove siete tu e lei e non avete pensieri in testa. Questo permette anche di liberare la mente e le emozioni. Chiaramente anche qui i prezzi sono variabili. Se andate nella spa privata, faccio pubblicità,
dell'hotel Palazzo Parigi di Milano sicuramente non vi costa 10 euro all'ora, ma vi costa qualche centinaio di euro all'ora. Io ho visto il sito, è una cosa veramente bellissima, incantevole. Oppure scegliete una spa privata che vi costa un po' meno, non so, 90 euro all'ora. Fate questo regalo e sicuramente la ragazza ne rimarrà piacevolmente sbalordita. Tieni presente una cosa: il pensiero ti qualifica. Il pensiero ti qualifica. Cosa significa questa frase? Cioè, se tu arrivi dalla tua ragazza con una scatola di cioccolatini e dei fiori, lei lo apprezzerà. Sì, penserà che sei originale. Mia opinione, eh? No. Perché scatola di cioccolatini e fiori è una cosa abbastanza comune, cioè sicuramente non sei originale, sicuramente non vai al di sopra della media. E oh, attenzione, non è che bisogna spendere 2000 euro, cioè qua con un massaggio di coppia con 200 euro, cioè fai il regalo. Quindi secondo me una persona che ha anche uno stipendio normale, perché so che voi siete molto sensibili a questo aspetto qua dei soldi, no? Voi vorreste avere la top model di turno e andare a mangiare la pizza con 10 euro, ok? Diviso due magari anche. Però ragazzi, queste cose qua, io ve lo dico, non sono fattibili. Cioè dovete pensare che una relazione richiede anche un po' di budget, non so come spiegarvelo. Quindi io vi ho proposto tre idee, chiaramente controllate i prezzi e guardate quella che più si addice alle vostre disponibilità, però mi sento di dire che anche una persona che guadagna, non so, 1200 euro al mese si può permettere un massaggio di coppia. Quel mese investe sulla sua relazione. Quindi per essere originale e aumentare appunto la qualità della propria vita sentimentale. Qui da Christian per oggi è tutto.